What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con un'app assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Io vi chiedo di nuovo scusa ragazzi per l'assenza di insomma queste ultime più o meno 2 settimane. Ma ho avuto appunto dei giorni ragazzi non tanto sereni. Quindi ho preferito un attimino spegnermi, tra virgolette, qui su YouTube per poi, insomma, riprendere a registrare i video, ragazzi, quando mi sarei sentita meglio. Infatti, eccoci qua. Quindi io spero, ovviamente, ragazzi, che queste serie possano ancora suscitare il vostro interesse. Sicuramente questa su Omori, ragazzi, credo vi interessi particolarmente. Interessa particolarmente anche a me perché, insomma, se ne è parlato veramente molto di questo gioco. Nonostante io non ne sappia nulla, so che vale assolutamente la pena giocarlo, per cui eccoci qua di nuovo. L'ultima volta ragazzi ci eravamo lasciati qui dopo che ci è stata data la chiave per la discarica, per cui io direi di non perdere troppo tempo e di tornare appunto alla discarica, anche se adesso probabilmente farò un attimino di fatica a ritrovarla. One eternity later. Dopo aver girato un pochettino a vuoto, ragazzi, da brava scema quale sono rientrata qua e mi sono ricordata che c'era stata aperta questa porta. Quindi da qui, ovviamente, possiamo direttamente dirigerci al posto che ci serve. L'abbiamo fatta davvero grossa, bello. Spero che il capitano non si arrabbierà troppo quando gli diremo che manca il suo pianeta preferito. Lo sai com'è quando si arrabbia. Lo sai che non devi chiamarlo più capitano, compare? Vuole essere chiamato fidanzato spaziale, no? Ah, già, hai ragione. Sì, ma possiamo passare, ragazzi? Ci fate passare? Ah! Sai, bello, a volte mi chiedo se siamo ancora dei veri pirati spaziali. Da quando è arrivata Dulcina non abbiamo più fatto nulla di divertente. Forse è il momento di smettere e trovarci un lavoro vero. Non dire sciocchezze, compare, che altra vita c'è oltre quella del pirata spaziale? Sono sicuro che prima o poi il capitano tornerà in sé e solcheremo nuovamente i cieli. Dobbiamo solo credere in lui. Oh, grazie, bello. Dici sempre quello che ho bisogno di sentire. Questo è un pianeta? Sta a fare che manca? Beh, c'è un buco nero, però sembra una palla con delle braccia, what the fuck? Va bene, comunque, allora, siamo arrivati dove dovevamo arrivare, ragazzi. Vediamo un po' cosa abbiamo qua in giro. Zainetto. Cosa me ne dovrei fare di uno zainetto, scusate? Cosa c'è qua per terra? Non lo so. Miei cari, sono in cerca d'arte, non temete, poiché quando l'avrò trovata lo capirò. Va bene, caro. Junkyard, eccoci qua. Ho usato la chiave di scarica. Perfetto, ragazzi, era tanto semplice, tanto immediato. Come sempre mi devo complicare la vita. Ok. Eccoci qua, finalmente, a sta benedetta discarica. E musichetta coinvolgente. Salve. C'è qualcuno qua? Allora, facciamo intanto un giretto qua intorno. Quindi questa è la discarica, eh. Iniziamo a scavare. Come a scavare? Che scavi? Mezzo alla monnezza. Aspetta, cos'è che stiamo cercando? Il mixtape unico di fidanzato spaziale. Giustissimo. Ok. Guardate, ho trovato una lattina. E ricevuto una lattina. Ok, utilissima la lattina. Diciamo che è un inizio. Beh, non so quanto ci sia utile la lattina, ma mica è questo il coso che ci serve. Oddio, è questo quello che ci serve? Non credo che sia. Cioè, sembrano piuttosto aggressivi sti affari. Quindi, cioè, fatemi capire, dobbiamo scavare in mezzo alla monnezza per trovare quello che ci serve. Ma davvero, no? Ok, allora, con Omori non mi fa fare nulla. Questo enorme blocco di immondizia ci blocca la strada. Si direbbe che siamo di fronte a un blocco stradale. Dico bene? Non preoccupatevi ragazzi, questo blocco di rottami non resisterà alla mia battuta. Ehi Omori, tu sei bravo a tagliare le radici con i segnaletici, no? Bene, non sei l'unico ad avere un'abilità speciale. Io per esempio posso distruggere i blocchi di grosse dimensioni. Anche Kel e Hiro hanno le loro abilità speciali. Certo, non scommetterei molto su quella di Kel. Rendimi il capo del gruppo scegliendo manda avanti nel menu del giocatore tenendo premuto Y. Mi libererò dall'immondizia in un battibaleno. Beh, non ho capito moltissimo, ma manda avanti Obri. E quindi ovviamente Obri spaccherà questo blocco. Ok, quindi possiamo anche decidere ovviamente chi è il leader del gruppo.
Ok, quindi Aubrey ha questa capacità incredibile di spaccare tutto praticamente. Dai, è carina come cosa. Qua possiamo scavare? No, lattina. Spacca un po' tutto. Oddio. Minchia, ma non gli facciamo un cazzo sti cosi. Non gli facciamo danno, ragazzi. Ok, meglio darsela a gambe, ragazzi. Meno male ci ha dato l'opportunità di scappare, perché veramente non gli facevamo una ceppa. No, 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 l'altra volta no. Sono la merda, ok. Meglio scappare, ragazzi. Cioè, non capisco. Diamocela a gambe e vediamo un pochettino. Allora, qua serve un'altra chiave. Una chiave di scarica per aprirlo. Ah, quindi bisogna trovare pure altre chiavi. Ma stiamo scherzando. Datti una mossa e inverti il senso di marcia del nastro. Sgarbato. Non puoi metterti a dare ordini così, Kelly. Insomma, perché non mostri un po' di tatto? Su, via, non c'è bisogno di litigare. Lasciate che ci pensi io. Manda avanti me, Omori. Ok, quindi lui ha la possibilità di essere tipo gentile. Dunque, salve, esimio robotrasportatore. Io e i miei compagni avremmo bisogno della sua assistenza per cambiare senso di marcia ai nastri. Potrebbe darci una mano? Ah, educato, ok. Ok, quindi lui ha la capacità di essere gentile, praticamente. Qua c'è un water. Ah, il ramen dal cesso l'abbiamo preso? Davvero fantastico. Spettacolare, meraviglioso, unico, incredibile. Qua possiamo entrare adesso, però. Oddio, che sta succedendo? Che c'è? Oh shit. Questi mo mi sa che saranno tipo cazzi da cagare, ragazzi. Salve bambini, io sono l'uomo della conservita. Vendo conservita, funziona davvero. Volete una dimostrazione gratuita? Ho fatto male? Mi sa che ho fatto male, ragazzi. Uomo conservita, uso la conservita, funziona davvero. Ok. Conservita. Ah, ok. Perché la si deve usare chi appunto ha perso la vita. Ok. Abbiamo capito come si usa. L'abbiamo capito. Grazie per averci distrutto la vita. Che ne pensate della mia dimostrazione gratuita? Domanda retorica. Certo che vi è piaciuta. Ok, se lo crede lei. Vedo che sei ancora ferito. Nessun problema, ti curo io. Ok, perfetto. Ci ha fatto tornare a posto, ragazzi. Benissimo. Niente male, eh? Ora volete comprare della conservita? Vi costerà solo 250 vongole. Per adesso no. Ah, nessun problema. Ne avrete bisogno più tardi. Grazie amico, sei stato veramente gentilissimo. Io intanto me ne vado, anche se effettivamente qua è tutto bloccato, ragazzi. Quindi quello che mi sto chiedendo sinceramente è: dove la becchiamo sto cazzo di mixtape del studizio? Ok, allora abbiamo cambiato il senso di queste varie cose. Qua possiamo entrare. Martello meteoritico, what the fuck? Va bene? Diciamo di sì, come sempre. Per quanto comunque tutto ciò non mi sia abbastanza chiaro. Va bene, allora stiamo tornando fuori, ragazzi. Solo che qua la chiave per aprire quest'altra porta per ora non ce l'abbiamo. E dove cazzarolina la devo trovare quest'altra chiave? Scusate, ne. Allora, qua possiamo salire comunque. Però io direi di fare attenzione. Trombetta. Ma io che me ne dovrei fare sta roba? Scusate. Nella trombetta. Oddio de Gesù. Ecco qua. Niente. Non possiamo manco darcela a gambe. Ok, fatti fuori, almeno abbiamo guadagnato un po' di esperienza e Hiro e Kel sono, insomma, sono saliti di livello, quindi comunque una cosa positiva. Cartone. Allora, qua non c'è altro, ragazzi. Bottiglia di vetro. Cioè, qua non mi sembra ci sia altro di utile, non vorrei dire, ma... Allora, intanto, quindi vediamo di entrare di qua e cosa abbiamo a disposizione. Elastico. Orologio d'oro, tra virgolette d'oro. Mi chiedo allora che cavolo di orologio sia. Qua ovviamente non possiamo passare. Granola o granola, non so come si legge. E di qua si esce. Ma sta benedetta chiave dove me la dovrò trovare? One eternity later. Eccola la chiave, ragazzi. È dentro quel container. L'ho notata adesso. Dobbiamo trovare il modo di arrivare di qua. Ma come?
Come ci passo? Che è tutto chiuso. Ok, da questo nastro trasportatore. Aspettate un attimo. Vediamo. Mannaggia a me che non guardo. Mannaggia. Ok, ci siamo. Eccola qua. Perfetto, chiave della discarica ce l'abbiamo, signori. Quindi adesso torniamo indietro. Perfetto, ragazzi, ci siamo. Abbiamo anche quest'altra porta. Vediamo un po' dove ci porta tutto questo. Questo cos'è? La foto di qualcuno... di qualcuno che conosci? In che senso? Che bordi, scusate? Che significa? Conservita? Ok, abbiamo trovato la conservita, per fortuna, perché... a costa costicchia, eh? 250 vongole, l'animaccia sua. Aspettate, aspettate. No, 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 non mi tocca, non mi tocca. Qua possiamo pure comprare qualcosa. Distributore 100 vongole. Regà, è cara la roba. È cara la roba. Comunque poi, ovviamente, ragazzi, sarete voi magari a darmi un suggerimento per quanto riguarda i combattimenti. Perché io... sto scappando dai nemici. Non so quanto questa cosa sia saggia, quindi ovviamente aspetterò un vostro suggerimento. Qua non posso prendere niente. Oh, per fortuna. Ammazza, che cavolo di tacchinone. Oh, è un pollo. Ammazza, è più grosso di noi le tre volte. Se questo è un pollo. Ok, per fortuna ci siamo ristabiliti. Ho trovato uno splendido pollo arrosto. Te l'hai preso da in mezzo alla monnezza? Me lo potevi dire prima che me lo mangiassi. Mannaggia a te, mannaggia. Devo dare il buon esempio a quel disordinato del mio fratellino. A volte vale la pena mettere a posto. Ok, allora intanto salviamo, visto che siamo arrivati fin qui. Perfetto, vediamo qua sopra che abbiamo. Una lattina. Non so manco perché sto raccogliendo tutta sta roba, sinceramente. Pezzo di PC. Oddio, qua sopra è una parola. Evitiamo sto coso. È inevitabile, ovviamente era inevitabile. Ok, non possiamo scappare. Ovviamente ci dà uno svantaggio, ragazzi. Quindi attacchiamo la pulita. Mannaggia, fuori combattimento. Comunque Aubrey è fortissima, ragazzi. È quella che picchia più forte, è incredibile. Ok, dai. Perfetto, esperienza. Preso tagliafetta. Aubrey pure di livello 5. Eri di livello 5. Fantastico, veramente fantastico. Quindi bibita carambola. Allora, visto che siamo proprio, oddio, vicini, ragazzi, qua, ovviamente direi di approfittare del pollo recuperato dalla monnezza. E quindi, allora, dobbiamo salire di qua. Recuperiamo queste pile scariche. E poi possiamo continuare da questa parte. Raccogliamo la bottiglia di vetro. Che altro abbiamo da questa parte? Ah, scommetto che quell'affare è quello che ci serve. Pluriball. Se entriamo qua. Oddio, questi che sono? Che chiudo. Chiudo. Discorso sensatissimo e davvero molto molto chiaro. Va benissimo, eccolo qua. È lui. Oddio. Ammazza che botta. Ehi, ma cosa? Che cosa succede? Ehi, ma guarda, un punto debole sulla testa. Sono bravissimo a riconoscerli. Proviamo a tirarci qualcosa contro. Sono certo che funzionerà. Allora non è quello che stiamo cercando. Quella piattaforma sembra ideale per lanciare. Manda avanti me, so cosa fare. Diciamo di sì, ci fidiamo. Va bene, avanti te, Kel. Che vuoi che ti dica? Bam. Mazza, boom, headshot. Fatto fuori, esploso. Proprio neutralizzato. Va bene, Kel, ok, grazie. Possiamo procedere da questa parte. Allora, tanto rimandiamo avanti Omori per ovviamente poter accedere a questo cocomero e avere un elastico veramente utilissimo. Sto raccogliendo tutta la monnezza del mondo, ragazzi, me la sto caricando. Cioè i pantaloni mi stanno esplodendo praticamente. Libro di poesie addirittura. Tra l'altro io vi ripeto, allora sto coso immagino che sia un nemico per ora inaccessibile probabilmente, quindi proviamo a continuare di qua. Io vi dico, ragazzi, che veramente continuo a non capire questa atmosfera così fantasiosa, tra
tra virgolette, nonostante sia ben chiaro che c'è qualcosa di molto più oscuro sotto. Però mi chiedo quando incomincerà davvero ad assumere toni oscuri che tanto, insomma, che tanto vanta tra virgolette questo gioco. Ragazzi, allora, visto che ci sono, io questo cerco di farlo fuori, nonostante due di loro non gli facciano manco un danno. Però spero almeno che mi dia un pochettino le punti esperienze, insomma. 124, va bene, dai, abbastanza accettabile. Quindi non capisco, veramente ancora non capisco bene tutto questo, ragazzi. Elastico, di qua pure si può scendere, si può uscire, madonna santa. Ah, ok, siamo usciti da quest'altra parte. What the fuck. Qua possiamo accedere a un'anguria. Abbiamo preso una ciambella. Madonna santa, ma che è? Una forma di formaggio gigantesca. Che cazzo è? Non può farla fuori manco lei, è troppo. Non riesco nemmeno a scalfirlo. Che gli vuoi fare? Aspettate un momento, questo è formaggio, vero? Cavolo, hai ragione, è formaggio. Bene, ho un'idea, ascoltatemi. Forse vi sembrerà assurdo, ma se provassimo a mangiarlo? Se collaboriamo tutti, probabilmente finiremo in un paio d'ore. Ma te sei matto? Ma vi avviso, il formaggio mi fa diventare un po' scorreggio. Ma che schifo, Kel! Un momento, Kel, non c'è bisogno di arrivare a tanto. Penso di avere la soluzione perfetta. Manda avanti me, amori. So perfettamente come occuparmene. Diciamo di sì a tutto, come sempre, ragazzi. Salve, cari. Sono io, EMS, un umile criceto affamato. Wow, è tutto per me, che leccornia. Come facevate a sapere che adoro il formaggio? Non ci vuole molto a indovinare, MS. Tu adori ogni cosa commestibile. Ragazzi, vi presento Emily il criceto. MS per gli amici, è una mia vecchia conoscenza. Sai cosa fare, MS? Certo che sì, me lo sbafferò in un istante. D'accordo. Urca, come fa il suo stomaco a contenere tutto? Non ne ho idea, evito di pensarci. Ragazzi, che mangiata! Se avrete ancora bisogno della mia abilità di sbaffatrice di formaggio, non esitate a chiamare. A presto, cari. E vola via. Va benissimo, eh? È stato molto strano. E quello che è? Che commenta anche la sbaffata di formaggio. What the fuck? Io non so manco se sto andando dalla parte giusta, ragazzi. Come possiamo sperare di trovare qualcosa qui? I rifiuti sono troppi. Un momento, stavamo cercando qualcosa. Ma sei scemo? Oh, 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 oh. Dopo lunghe ricerche l'ho trovato. Dopo infinite ore a non fare altro che scavare, questo rarissimo esclusivo mixtape unico è finalmente mio. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, l'abbiamo trovato. Di Rosa, la più grande fan di Lucine al mondo. Con questa inestimabile aggiunta alla mia collezione spiazzerò tutti quegli sbruffoni che osano definirsi suoi fan. Un momento, sniff. Oh no, questo mixtape unico odora di popò. Sniff, sniff. Oh no, anch'io odoro di popò. Un momento, ha detto di aver trovato un mixtape unico. Ma è quello che stiamo cercando noi. E vai, prendiamocelo. Ehi, laggiù, guardate che vi sento. Come immaginavo, è talmente preziosa che mi ha già messo nei guai. Oh oh, che c'è, siete gelosi? Questo mixtape unico è mio. Non ve lo cederò, né ora, né mai. Ehi, non siamo venuti fin qui per nulla. Se non ci dare quel mixtape unico, ce lo prenderemo con la forza. Ah, che comportamento da selvaggi! Sono troppo raffinata per queste sciocchezze. Addio, plebei, a me più rivederci. E se ne va. Aspetta, torna qui. Sbrigati, umori, inseguiamola. Non dovremmo farcela sfuggire. Oddio, è la fretta, madonna santa. A pezza di merda. Non mi prenderete mai con quelle gambe magroline. Eh sì, col cazzo, lo dici te. Ma tu guarda sta stronzetta. È scesa, ah oddio. Posso scendere anche io dalla scala. A merdaccia, vieni qua, maledetta tu sì. No, come ha fatto a saltare, mo? Minchia, devo tornare di qua, devo prendere la scala. Perché noi non sappiamo saltare. Ovviamente. Noi non sappiamo saltare, mo che fine ha fatto. Siamo a posto, ragazzi, siamo a posto. L'abbiamo già persa di vista. Tra l'altro qua è comparso un picnic dal nulla. Ma dov'è andata mo la stronza? Maledizione, maledizione, maledizione. Mannaggia, finalmente abbiamo trovato quello che ci serve. Porca zozza. Intanto ho salvato, ragazzi, visto che siamo riusciti a trovare comunque quello che ci serviva. Immagino di dover scendere di qua. Do not cross. Finalmente ti abbiamo raggiunto, Rosa. Ora dacci quel mixtape unico.
Ma cosa le è preso? Ehi, Rosa, riesci a sentirci? Eh? Chissà perché non risponde. Diamo un'occhiata da vicino. Dice di non attraversare. Che cazzo c'ha? Ma che cazzo è? Mamma mia, ragazzi! Come pompa il sound! Ma cos'è sto coso? Va bene tutto, ma non c'è sta capina mazza, ragazzi. Posso dirlo? Posso dirlo? Ci metteremo un po', mi sa, eh. Spero che ci dia un bel po' di punti esperienza, sinceramente. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, shit! No buono, no buono, no buono! Non so se ce la faremo, ragazzi. Dai che se sono fortunata... No. Niente, ragazzi. Che palle. Non so se doveva andare così. No, non doveva andare proprio così. Che cazzo di iella, toh. Minchia. È pazzesca sta roba. Allora, qua c'è... Ragazzi, questi oggetti che abbiamo trovato li possiamo usare anche contro i nemici. E questo riduce la difesa. Quindi potrebbe magari essere una cosa positiva. Vediamo. Magari è quello che ci serve comunque per cercare di fare prima. Ok. Danno da 50, buono. Comunque gli ha ridotto la difesa. Quindi magari è quello che ci serve. Quindi adesso niente, ci attacca pesantemente. Spero però di essere già un pochettino più in vantaggio rispetto a prima, ragazzi. Siamo a metà della vita. Non la vedo rosea, ragazzi. Io riuso l'elastico, ragazzi. Riproviamo così. Magari stavolta ce la facciamo. Dai, tutta, ragazzi, dai, resistete, resistete. Ok, gli manca davvero poco, ragazzi. Magari sono fortunata. Ci siamo risparmiati un altro attacco. Ok. Dai, tutta, ce l'abbiamo fatta. Fantastico. 404 esperienza, 42 vongole. Così poche. Ok, ha preso contrattacco. Livello 5, livello 6, perfetto. Almeno... Ok, adesso? Cosa è successo? E che importa? Dobbiamo prendere quel mixtape unico. Hai preso il mixtape unico da Rosa? Ce l'ho, cosa? Ehi, quello è mio, ridatemelo. No, chi trova tiene. Lo rimetteremo al suo posto, nello stereo di fidanzato spaziale. Cosa? Fidanzato spaziale, avete detto? Oh, 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 oh! Oh, sciocco bimbo ignorante, non hai sentito le ultime notizie? Ho saputo da una fonte affidabile che fidanzato spaziale Dulcinea si sono lasciati da tempo. Perché pensi che questo mixtape unico si trovi nella discarica? È stato fidanzato spaziale stesso a buttarlo. È stato fidanzato spaziale a buttare il mixtape unico. Oh no, è una pessima notizia. Ma se fidanzato spaziale Dulcinea non stanno più insieme, come faremo a svegliarlo? Il futuro dell'untempo gloriosa coalizione di pirati spaziali dipende da noi. Ah, direi che è un problema vostro, non mio. Un momento, come facciamo a sapere che non stai mentendo? Potresti aver inventato tutto per riavere il mixtape unico. Ecco, io non lo farei mai. Sarò anche scortese e presuntuosa, ma non sono una bugiarda. Figurati se ci fidiamo. Direi che terremo questo mixtape unico, lo scopriremo da noi. Ora fila via, brutta pianta mostruosa. Ammazza, che cattivo. Oh, infastidisci qualcun altro. Oh cielo, quanta scortesia. È stato cattivissimo. La pagherai, sciocco bambino. Ricorda le mie parole. La pagherai, ammazza. Devo aver paura, me devo cacà sotto. Immagino che da qui ci sia l'uscita. Diretta, diretta. Eh no, diretta, diretta un cazzo. Qua. Ah. Ok, e qua c'è l'ingresso, ovviamente. Benissimo, quindi sto baffone ha altro da dirci. Aglietta, vabbè, ha trovato arte. Beh, buon per te, figlio mio. Che vuoi che ti dica? Vabbè, riportiamo sto benedetto mixtape unico a... What the fuck? Fermo lì! Finalmente ti abbiamo trovato, Plutone. Non ci scapperai. Oh no, i miei arti giganteschi e meravigliosamente definiti non ce la fanno più. Non può finire così, devo trovare un posto dove nascondermi. Fai piano. Ehi voi, vi prego, aiutatemi.
Eh? Ecco, come dire, presto, non c'è tempo! Ti serve un posto per nasconderti, eh? Ah, trovato! Stai tranquillo, ho tutto sotto controllo. Bene, dovrebbe bastare. Accidenti, stanno arrivando. Presto, comportiamoci tutti in modo spontaneo. Dannazione, c'è sfuggito. Ehi bambini, stiamo cercando un pianeta in fuga vistoso quanto prezioso, Plutone. È un tizio grosso, tondo e grigio con muscoli impressionanti. È difficile non notarlo, l'avete visto? Ecco, dunque... No, non mi sembra proprio. Davvero? Beh, a volte va così. Dai, bello, continuiamo a cercare. Prima o poi lo troveremo. Ok. Puoi uscire, se ne sono andati. Ma che cazzo. Oh, che prontezza di spirito. Sono colpito. Vi devo eterna gratitudine. Quali sono i vostri nomi, se posso? Io sono Hiro e loro sono i miei amici Aubrey, Kel e Omori. Oh, dei nomi adatti a baldi giovani come voi. Il mio nome è Plutone e sono un pianeta in fuga. Un vagabondo, se volete. Mi scuso per avervi causato dei problemi, ma sento che il mio scopo nella vita non può essere solo decorare un cortile. Beh, giusto. È giusto come. Voglio la libertà di solcare i cieli a mio piacimento, come gli uccelli e le stelle. Se questo mi rende un pianeta in fuga, così sia. Possono chiamarmi come preferiscono finché ho la mia libertà. Bello, dai, un bel insegnamento, insomma. La mia anima desidera la libertà! Voi mi capite, vero bambini? Ehi, Kel, stai davvero piangendo? Emozioni così pure. Sono commosso. Che splendido discorso, Plutone. Sì, sì, hai proprio ragione, Kel. Anche tu, Aubrey! Ora, finalmente, sarò libero di realizzare il sogno di tutta una vita. Aprire la mia società di trasporti. La chiamerò Spaziolinea Plutone. Il solo pensarci mi ha rinvigorito. E dato che avete dimostrato così tanto altruismo, dovrò ricambiare il favore. Ora sono Plutone della Spaziolinea Plutone. Vi prego di fingere di essere appena arrivati in stazione. Oh, va bene. Salve, Plutone. Saluti dalla Spaziolinea Plutone! Dove preferite andare oggi, giovani viaggiatori? Ma... Ho forse esagerato. Devo provare a contenermi. Riproviamoci. No, va benissimo. Vogliamo solo tornare al campeggio, davvero. Quindi volete tornare al campeggio dell'oltremondo? Ah, il mio primo ingaggio. Che emozione. Oh no, teniamoci forte. Corsa per il campeggio dell'oltremondo in arrivo! Non vi deluderò, giovani viaggiatori, lasciate fare a me. Siete tutti aggrappati? No, un momento, non sono ancora pronto. What the fuck? Ma che serve, tipo viaggio rapido? Salve e benvenuti alla Spaziolinea Plutone. Dove vi condurranno oggi i vostri viaggi? All'oltremondo, direi. La meta è oltremondo, confermate? Ricevuto, mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il viaggio. Quindi sì, è tipo per il viaggio rapido. Ok. Allora, vi è piaciuto il viaggio? Ambiente comodissimo e musica rilassante, 5 stelle su 5. Ah, questo lo dici tu, non mi sento più le braccia. Kel, devo dire che sei stato davvero bravo a restare disperatamente aggrappato prima. Hai il potenziale per diventare molto forte. Lascia che ti insegni un'abilità che potrebbe esserti utile in futuro. Bene, ripeti dopo di me. Quando fletto i muscoli mi sento una favola! Ora provaci tu. Quando fletto i muscoli mi sento una... favola? Wow, incredibile, mi sento caricatissimo. C'è del margine di miglioramento. Comunque sia, hai di sicuro molta forza interiore. Fai tesoro di questa lezione. Arrivederci bambini, ci vediamo. Ciao Plutone, grazie. Kel ha imparato fletti. D'accordo. Ok,
Ok, per fortuna siamo tornati qua al picnic, ragazzi. Direi di... recuperare un pochettino di salute, di salvare ovviamente la partita e quindi tornare dal caro fidanzato Katz, insomma, e vedere dove sta la verità. Che abbiamo fatto tutto sto casino per recuperare sto maledetto mixtape unico. Accidenti, ce l'avete fatta davvero. È un po' sporco, ma ecco il mixtape unico scomparso. Grazie mille, amico. Così faremo finalmente risvegliare fidanzato spaziale. Kelty infila la mano in tasca e prende il mixtape unico. Ecco, a dire il vero, abbiamo una brutta notizia. Pare che fidanzato spaziale Dulcinea, ecco, si siano lasciati. Cosa? Davvero? Per davvero questa volta? Oh no, se è così... Allora non ha senso fargli sentire il mixtape unico, non c'è... più speranza. Ehi, fidanzato spaziale, ti abbiamo riportato il tuo mixtape unico. Ehi, potresti almeno ringraziarci. Ehi, non prenderla così male, amico spaziale. Sono solo dicerie. E anche se fosse vero, non è la fine del mondo. Ogni giorno qualcuno deve riprendersi da una separazione. Sono certa che fidanzato spaziale si riprenderà presto. Ha solo bisogno di tempo. Ho trovato, metterò questo mixtape unico a tutto volume nello stereo, lo sveglierà di certo. A questo punto faremmo meglio a liberarci del mixtape unico. Sentire queste canzoni potrebbe destabilizzarlo. Dallo a me, Omori, lo terrò al sicuro. Hiro ti infila la mano in tasca. Ma dov'è? Kel, cosa stai facendo? No! Apri gli occhi, fidanzato spaziale! Accidenti, ho un pessimo presentimento. Cosa è questo fracasso infernale? Accidenti, Kel, guarda cos'hai combinato. Tremate, poiché mi sono destato. Un attimo. Molto meglio. Dunque, cosa stavo dicendo? Ah, giusto. Sciocco infante, ti ringrazio per avermi destato dalla mia patetica condizione. Non ne potevo più di giacere a letto fingendomi malato. Come dico sempre, solo i perdenti provano sentimenti. Quella baldracca Dulcinea la pagherà per avermi lasciato. Ho fatto di tutto per lei. Le ho donato ogni cosa. Ogni cosa, mi hai sentito? Quella dannata, misera. Devo dimenticare tutto. Lasciar perdere. Troverò Dulcinea e gliela farò pagare. Mi dispiace, ma non te lo permetteremo, fidanzato spaziale. O forse dovrei dire ex fidanzato spaziale. Interessante, osate sfidarmi? Sapete chi avete di fronte? Sono il capitano dei pirati spaziali. Controllo tutti i pianeti del sistema solare e sono capace di volare nello spazio a piacimento. Il potere dell'intero universo è al mio comando. Bla bla bla, blatera quanto vuoi, non ci fai paura. Se vuoi andare in giro a causare problemi, dovrei prima vedertela con noi. Quindi è così che stanno le cose. Se vi ostinate a ostacolarmi, temo che dovremo risolverla con le cattive. Vi affronterò tutti insieme. Fatevi sotto, terricoli. Ammazza. Ma questa è una boss fight a tutti gli effetti. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, ragazzi. La vedo dura. Io non so se siamo pronti a un nemico simile. Non lo so proprio, ragazzi. La vedo proprio male. Aiuto. Inizia a farci male. Cercherò di abbassargli la velocità il più possibile, ma non so comunque quanto possa essere utile. Ci metteremo una vita, ragazzi, di sto passo. Se è veramente un boss che dobbiamo battere, mi sa che è triste la questione. La mia ira è incontenibile, non riuscirete a placarmi. Prova ira. Mi si è pure incazzato adesso, quindi la vedo male, 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 ragazzi. Niente. È svenuto pure Omori, ragazzi.
Game over. Ma questa è... questo è un gran bel problema adesso, ragazzi. Io comunque prima ho salvato. Sinceramente non so tanto come gestire la situazione, perché non so se basta arrivare a un certo punto della sua vita per poi poter continuare la storia. Quindi non bisogna per forza ucciderlo, o se bisogna per forza ucciderlo, ragazzi, la vedo parecchio dura, perché siamo parecchio deboli nei suoi confronti. Cioè ha tanta difesa e i danni che gli facciamo comunque sembrano abbastanza ridicoli, mentre i danni che ci fa lui sono abbastanza importanti. Quindi penso, ragazzi, che avrò bisogno del vostro aiuto in questo caso. Avrò bisogno di qualche suggerimento per vedere come comportarmi. Quindi io direi che per oggi ci fermiamo qui, ragazzi. Aspetto i vostri pareri e i vostri consigli qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Lo buddhoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!